Eccoci ragazzi, allora io ho preparato tutto qui per vedere insieme appunto la calibrazione delle pompe, però prima di farvi vedere la calibrazione voglio farvi vedere il sito e vi chiedo umilmente perdono in quanto ho distrutto il microfono del PC, quindi non posso registrare l'audio sul monitor, quindi lo vedremo attraverso lo smartphone. Allora, ve lo faccio vedere da PC, ma il tutto è fattibile anche da smartphone. Eh? Allora, per prima cosa andiamo a cercare appunto JoyReef su Google e andiamo ad aprire JoyReef IoT, che questo sarà quello che l'interfaccia che useremo per l'utilizzo delle dosimetriche. Prima di, in questo caso io ho cliccato, mi ha mandato l'ingresso diretto perché ho già effettuato la registrazione. Quindi prima di tutto bisogna effettuare la registrazione, quindi nome, cognome, indirizzo mail, la password che andremo a scegliere per l'ingresso, accettare termini e condizioni ed effettuare la registrazione. Come ci dice la guida, arriverà poi un'email di conferma dove ci dice appunto di esserci registrati con successo. A questo punto collegate la dosimetrica alla corrente, alla tensione e collegatevi alla rete wifi disponibile con il nome JoyReef e la troverete aperta. Quando ci cliccherete sopra, quindi il vostro smartphone si connetterà sulla rete appunto JoyReef. E andate ad aprire il browser. Se nel caso in cui il browser si apra e vada in errore perché non è un accesso a internet a questa rete wifi, dovrete digitare l'indirizzo 192.168.4.1. L'ultimo punto non è importante, è quello finale della frase della guida. Vi si aprirà questo. Qui dovete fare attenzione perché io ho fatto un errore banalissimo che poi ho scoperto l'hanno fatto in molti, che un po' mi sollevo il morale, però sono diventato veramente matto. Allora, questo è il nome della rete Wi-Fi e lo lasciate così. Questa è la password che dovrete inventarvi al momento. Poi abbiamo il nome della rete Wi-Fi di casa e la password della rete Wi-Fi di casa. Dopodiché vi chiederà username e password e nello username e in questa password andrete a mettere lo username e la password della registrazione sull'interfaccia IoT. Applicate quindi le impostazioni e vi arriverà una nuova mail dicendovi appunto che è avvenuto con successo la registrazione delle dosimetriche, quindi l'accoppiamento alla rete internet delle dosimetriche e avete finito. Comunque questa è la guida che voi potete trovare sul sito appunto di JoyReef. Io adesso vado nella home così vedete. Voi aprite il sito JoyReef, andate qua, pompa dosimetrica ferrata è terza parte del software, vi apre la guida, dove vi dice appunto che se avete acquistato il kit appunto, dal sito di JoyReef, tutti questi passaggi non dovrete farli, ma partirete già da questi ed è anche scritto. Quindi, cosa vi si cioè, una volta che avete collegato tutto, entrerete di nuovo nell'interfaccia IoT, farete il test della connessione, dopodiché avrete cioè la dashboard per l'utilizzo delle dosimetriche. Quindi andiamo a vedere insieme quali sono le cose più interessanti. Allora, abbiamo innanzitutto, perdonatemi, qui pompe dosimetriche, vedete, AT Essentials 1, AT2, dopo correggerò, metterò Essentials 2 ed eventualmente la terza, la quarta, la quinta e la sesta. Io per ora ne ho collegate solo due. Quindi se noi andiamo qua, pompe dosimetriche, clicchiamo su AT Essential 1, vi chiede le dimensioni del contenitore. Io in questo caso utilizzo dei contenitori da un litro, attualmente ho 423 millilitri e
cosa succede? Cosa fa questa applicazione, questa, sì, diciamo questa applicazione. Cosa fa? Calcola appunto sul litraggio del contenitore e in base a quello che la pompa sta dosando, quando arriva al 10%, vedete, se voi mettete la notifica sull'allarme al 10%, vi manderà una mail dicendovi che appunto siete arrivati al 10% del livello del contenitore. Effettuate salva. Poi abbiamo programmazione. Quindi così attivate e disattivate la dosometrica. In questo caso la testina 1, vedete, pump 1. I giorni della settimana del dosaggio, io li ho messi completi. Le dosi che volete effettuare in un giorno. Poi l'inizio e la fine dei dosaggi. Cosa succede? Il sistema calcolerà le vostre dosi dividendole per l'orario di inizio e di fine. Io volendolo dosare quindi 6 volte ogni 4 ore, cosa ho messo? Orario di inizio le mezzanotte e l'orario di fine le 20. Questo perché? Perché lui dal primo dosaggio a mezzanotte all'ultimo le 20 effettua un dosaggio ogni 4 ore e adesso vi faccio vedere. Qui mettete i millilitri al giorno che volete dosare, questi saranno i millilitri completi nell'arco dell'orario che avete impostato. In questo caso corrisponde a 24 ore e sono 40 ml, e facendo così appunto vedete sono 6 dosi giornaliere da mezzanotte alle 20, quindi il primo dosaggio a mezzanotte e l'ultimo alle 20, che corrispondono, se andiamo qui abbiamo gli orari, corrisponde a un dosaggio ogni 4 ore, vedete? Mezzanotte, le 4, le 8, mezzogiorno, le 16 e le 20. In 6,67 ml, questo lo calcolerà da solo in base al quantitativo totale che voi andrete a impostare. Qui abbiamo il dosaggio manuale. Niente, impostate se volete mettere dei millilitri in più, gli date l'ok e lui procede. E qui abbiamo la calibrazione. Adesso io la calibrazione l'ho già fatta, ma la rifacciamo insieme, non è un problema. Ci dice di posizionare un contenitore graduato sotto la pompa, di premere Go e dopo 10 secondi inizierà a dosare per un minuto. Inserisci il valore misurato. Per una precisione migliore ripeti il tutto per 3 volte. Adesso io sono un po' lontano dal wifi, non so se funzionerà. Prima ci sono riuscito, però essendo un po' lontano dal wifi la pompa fa fatica a comunicare con la rete appunto. Comunque avevo misurato nell'arco di un minuto di dosaggio 37 ml. L'ho ripetuto per 3 volte, il risultato è stato 2 volte 37, una volta 15, ma c'è stata una disconnessione. Quindi ho impostato 37, poi ho fatto le altre verifiche ed è tutto a posto. Quindi adesso la facciamo insieme. Quindi clicco sul pulsante Go. Vedete che inizia il dosaggio, quindi un contenitore graduato, calcolatevi almeno, per stare tranquilli, una capienza di almeno 50 ml. Sta procedendo, se volete lo faccio vedere meglio. Dategli tempo. Qui abbiamo appunto il tempo rimasto. Vediamo se non mente come prima. Siamo a 36, 37. Sicuramente ancora 37. Quindi vi faccio vedere. Se riesco a mettere a fuoco, non riesco a mettere a fuoco.
Adesso lo vedete ballare un po', lo vedete male, comunque se lo tengo fermo io che posso vederlo da qua, sono di nuovo 37. Allora vado qua, gli metto 37, appunto, come già fatto, e gli do salva. Attendo la conferma, calibrazione salvata con successo. E questa è la calibrazione, quindi per verificare la calibrazione potremmo metterlo in manuale. Adesso cercherò, metto in manuale e metto per dire 10 ml. Adesso posiziono bene lo smartphone davanti alla scaletta graduata e gli do un ok. Allora, gli do un ok a 10 ml. Vedete, tremo un po', perdonatemi, ma sto cercando di tenere lo smartphone bello fermo. Ecco qua, sono 10 ml spaccati. Ragazzi, il video è arrivato al termine, se vi è piaciuto mettete un like, questo aiuterà il canale con l'algoritmo di YouTube. Se non vi siete ancora iscritti, fatelo. E attivate anche la campanella per non perdere i prossimi video. Io ringrazio Joy Reef, ringrazio Reef Tech per quei contenitori fantastici e vi lascio in alto e in descrizione il link per andare a vedere il video della recensione di quei contenitori. E ciao a tutti da Simo Reef.